Buonasera amici, benvenuti a Benessere e Bell'Essere e qui con me, come sempre, Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, Marco, anche stasera un nuovo argomento. Questa sera parleremo di Enneagramma e abbiamo qui con noi Luca Giorgetti. Ciao Luca, benvenuto. Ciao a tutti, ben trovati. Grazie di avermi invitato. Grazie a te, ovviamente, Luca, per aver accettato questo, questo nostro invito per parlare di questo argomento che è molto particolare, molto affascinante e molto interessante. Allora, tu hai anche scritto un libro, eh, Luca, che è i, Enneagramma I Nove Abitanti della, della Terra. Correggimi esatto. se eh, esatto, è corretto il titolo, ti ringrazio. A volte sempre eh, è poco. Sì, un è il primo distante. dei tre. Ecco, ok, sì, poi magari se ci accenni anche gli altri che, che i titoli degli altri, degli altri libri. E eh, tra l'altro edito con la macro se questo libro sì. qua. Quindi ecco, e parli di questo uh, enneagramma che ha una delle origini, insomma antiche direi, origini molto molto lontane, però prima di entrare nel merito dell'argomento vorrei insomma che dicessi due paroline su di te per farti conoscere dai nostri amici che ancora ovviamente non ti conosce. Certo, Beh, innanzitutto mi piace pensare che mi occupo del pieno sviluppo della persona e dell'essere umano, questo qui è un po' il mio obiettivo anche con un chiaro rimando alla Costituzione italiana sulla quale c'è tanto dibattito ultimamente. Beh, eh, per arrivare a questo pieno sviluppo della persona e dell'essere umano c'è da fare, c'è da fare perché abbiamo delle falle da un punto di vista educativo nella nostra quotidianità, in quello che possiamo trovare, se vogliamo, anche da un punto di vista istituzionale, poiché eh, Tante persone riescono ad essere preparate da un punto di vista magari tecnico attraverso la formazione, ma quando si parla di preparare l'essere umano non solo alla vita sociale, ma alla vita interiore, alla vita di relazione, ecco che qui cascano gli asini. Quante persone possono dire di aver fatto delle ore di scuola a scuola di psicologia o ore dedicate alle relazioni, alla comunicazione, ma non esiste proprio tutto questo, oppure sta iniziando in certi punti sporadici qua e là. Ecco, per me l'enneagramma è stata veramente una porta enorme verso quella che è la dimensione che adesso potremmo definire spirituale, olistica. Io stavo per laurearmi in farmacia, farmacia industriale, stavo, per fare, stavo completando la mia tesi sperimentale in chimica farmaceutica quando davanti a questo cromatografo mi sono ritrovato a dire no, porca miseria, non è questo che voglio fare da grande, non è questa la strada che voglio percorrere. Eppure ancora lì non avevo un'opzione B, per cui in quel momento io ho visto il mio via da, cioè ho visto da che cosa volevo andare via, che era quella cosa lì, quella cosa del sterile legata alla vita da laboratorio di ricerche che non avrebbero poi portato a chissà che cosa, perché insomma, il mondo della ricerca mi aveva un po' deluso lì per lì. E però, proprio in quel frangente è arrivato tra capo e collo questo strano strumento Enneagramma che snobbavo molto, la mia fidanzata di allora, attuale moglie, era molto interessata a questa cosa, io un po' per controllarla in quanto paladino della scienza ho detto ma in che cosa si è andata a infilare questa donna? E alla fine però si sono rimasto indischiato io e devo dire che non ne sono ancora uscito perché è qualcosa di meraviglioso, l'enagramma è uno strumento, vedremo, che serve a conoscere meglio se stessi e grazie a questo ha tantissime diramazioni possibili perché quando entri nella conoscenza che potremmo definire più di natura esoterica, cioè la ricerca della verità, ecco tu sai quando inizi, ma non è detto che tu sappia se e quando finirai. E allora mentre io continuavo a fare il mio lavoro di farmacista, nel frattempo studiavo questo strumento, ho iniziato a fare conferenze, a mettere su un canale YouTube, ho provato più volte a cambiare lavoro e fino a quando non, non ce l'ho fatta, poi soprattutto in tempi recenti, quindi ci sono voluti dieci anni da quel momento di realizzazione prima di poter fare questo. Questo salto, perché, perché spendo del tempo su questo? Perché molte persone che conosco del mondo olistico hanno proprio questo struggimento. Vorrei passare dal mio solito lavoro di tutti i giorni, nella mia vita da dipendente o da lavoro che non mi soddisfa, e poter finalmente fare un salto verso, non so, fare l'operatore olistico, il naturopata, il counselor, o prova tu tutte le varianti possibili e immaginabili. Eh, mi, mi, mi ritengo um, una testimonianza vivente di... Che questo passaggio è possibile farlo, ma non succede, almeno non nel mio caso, dall'oggi al domani. Occorre acquisire innanzitutto delle competenze. Eh, la mia è quella in continuo divenire, legata all'enagramma, del quale presto andremo a parlare. Guarda, grazie Luca per aver portato anche questa tua esperienza personale. Perché, effettivamente, eh, noi non abbiamo pazienza quando vogliamo cambiare qualcosa e vorremmo avere. Uh, tutto subito. E, infatti, uh, anch'io ovviamente sono passata da uh, fare un lavoro a farne tutt'altro, che tra l'altro un lavoro che a me piaceva. Eh. Quindi sono passata da un lavoro che mi piaceva a un altro che mi piaceva. Quindi, da questo lato, io sono stata diciamo molto, molto fortunata. Però mi rendo conto, sì, di quante persone, appunto, come dici tu, eh, vogliono cambiare però vorrebbero farlo con uno schiocco di dita eh, con uno schiocco di dita è possibile però bisogna avere un coraggio molto molto forte e, e quindi insomma diciamo che per che far le cose gradualmente forse ci aiuta anche molto di più per capire anche se stiamo andando nella direzione che effettivamente eh, ci piace e allora io vorrei entrare adesso invece luca Nell'argomento proprio che, che ti appartiene, ti appartiene appunto da uh, tantissimo tempo. Innanzitutto, cos'è l'enneagramma e da dove deriva, e perché i nove abitanti della Terra? Beh, innanzitutto, l'enneagramma è un simbolo, cioè una figura a nove punte, un cerchio con delle righe stranissime in mezzo, che però sono ricavabili da un calcolo matematico. E le origini? Beh, chissà, di fatto non, non si sa ancora esattamente. Sappiamo solo che è entrato in auge a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento in Europa grazie agli insegnamenti di Gurdjieff, il quale fu un filosofo maestro armeno, il quale eh, studiò in giro per il mondo, pare si mosse dalla Persia all'Afghanistan, Egitto, per andare alla ricerca di una conoscenza perduta perché non era soddisfatto di ciò che trovava nei paraggi e ispirato da questo suo padre canta storie eh, il quale narrava di cose bellissime in giro per il mondo e a un certo punto all'inizio del novecento è arrivato in Europa è iniziato a insegnare in Russia e dopo la sua fase russa colpita dalla piena rivoluzione bolscevica si è spostato ha girato veramente il mondo ha fatto la, la sua storia è veramente affascinante, ma l'enagramma per lui era questo emblema, una sintesi eh, di quello che fu il suo insegnamento, che venne poi nominato anche Quarta Via. Molto, molto citato di recente Gurzef, anche Osho gli, gli fa spesso riferimento, molti degli autori moderni fanno riferimento a Gurzef. Questo per parlare del fatto che l'ennegramma ha, diciamo, lui come probabilmente capostipite dal punto di vista del nostro tempo moderno. Poi eh, l'ennegramma che insegnava lui non aveva nulla a che fare con quello che è l'ennegramma delle personalità di cui tratta questo libro che ho scritto. Diciamo che quindi l'ennegramma è un simbolo che contiene due radici differenti. Una, questa è una radice più... Eh, esoterica spirituale dall'insegnamento di Gurcia e poi c'è una via più moderna che è partita a metà degli anni 50 di natura prettamente psicologica che è originata in uh, Centro America, Sud America grazie a Oscar Ricciazzo e Claudio Naranjo è un altro dei personaggi principali di questa, di questa epopea e qui invece mh, vengono trattati nove caratteri quindi questo simbolo Gurgef lo utilizzava per varie ragioni, per studiare alcune delle leggi cosmiche, come la legge del 3, la legge del 7, dei salvavita incredibili per questi tempi così confusi. Sarebbe anche bello trovare l'occasione di parlare anche di questo, ma oggi rimaniamo su questi nove abitanti della Terra, che sono fondamentalmente nove tipi psicologici che sono stati catalogati dalla scuola dell'Arica Institute, preseduta da Oscar Icciazzo. E queste nove tipologie caratteriali sono quelle più sono quelle ricorrenti sul nostro pianeta, per cui potrai incontrare solo nove tipi di persone. È chiaro che le maglie di questo sistema sono molto ampie, per cui eh, ci sono delle notevole differenze individuali fra anche persone che appartengono alla stessa tipologia. Però determinati calli dolenti, determinate predisposizioni, determinate motivazioni di fondo sono, sono ricorrenti e quindi questo mi ha, mi ha veramente affascinato, ricordo ancora quando lessi la mia prima volta la mia tipologia caratteriale, dissi cavolo qui qualcuno mi ha messo le telecamere, come fa sto qua che abita in Sud America a sapere tutte queste cose di me, anzi a sapere più cose di me di quelle che so io, E <ride> quindi è stata veramente una rivelazione, da lì ho iniziato a scavare, è stata veramente eh, un'avventura fantastica che ora sta continuando e non potevo tenermela per me, ecco perché è nato quindi anche quel libro il cui scopo è Introdurre le persone a questo meraviglioso sistema di conoscenza. Un complimento che mi fecero fu questo libro, lo può capire anche un comodino. Quindi questo mi... Molto piacere. E questo ecco. lo confermo perché ricordo quando l'ho letto io, che DNA Gramma, ovviamente sì, avevo sentito parlare, sai, a grandi linee queste cose qua. Però quando lessi il tuo libro mi ricordo proprio che e bianchio ho la stessa sensazione, di dire Wow, ci ho capito qualcosa! <ride> ecco. quindi, quindi questo te, te lo confermo. Senti Luca, riusciamo a dire quali possono essere queste nove personalità? Ovviamente, insomma, sinteticamente, giusto per creare un po' la curiosità, perché insomma, conoscere l'Eneagramma, ricordiamo anche che non è una questione di un corso di qualche ora, ma insomma. Ovviamente ci sono tanti aspetti, tante declinazioni che eh, si intrecciano, però visto insomma che ci sono queste nove personalità eh, a cui eh, si riferiscono tutti gli esseri umani, eh, quali possono essere magari se possiamo dire due paroline per ognuna. Certo, ma innanzitutto voglio dire una cosa, l'enna cioè la tipologia caratteriale non si calcola, quindi non è... Non è che nessuno può venirti a dire qual è la tua tipologia. Se qualcuno ti viene a dire qual è la tua tipologia, secondo me sta commettendo una piccola frode. Ognuno deve trovare la sua. Una volta che ne ha sentite raccontare, una volta che le ha studiate, una volta che ha incontrato altre persone che rappresentano quella tipologia lì e parlano di sé. Questo è il modo migliore per riconoscere la propria tipologia. Questo è il primo punto. Dopodiché. Ma pensavo di fare anche questo. Scusami piccolo... Luca, quindi oh, è bellissimo perché l'enneagramma, cioè non è qualcuno di esterno che ti dice chi sei, ma lo scopri tu. Esatto, è proprio così. Qualcuno di esterno ti presta la conoscenza, ti dà i dati, ti dà le informazioni, crea magari anche le condizioni più adatte affinché tu possa riconoscere qual è la tua tipologia. Questo succede quando ci sono soprattutto degli incontri, dei corsi dal vivo. Quando senti parlare poi persone che mh, raccontano di temi chiave legati alla propria tipologia e tu dici, cavolo, ma anch'io ho vissuto questa esperienza, ci sono anche spesso e volentieri dei ricordi di infanzia comune tra persone che sono assolutamente sconosciute tra loro, ma che hanno in comune la tipologia, quindi veramente si va a un livello estremamente profondo quando si parla della tipologia caratteriale dell'ennegramma. Bello, quindi è bello perché comunque lo studio significa scoprire chi, è, chi si è e non andare a scoprire chi sono gli altri in realtà. <ride> Quello viene inevitabile perché dopo c'è la fase, dopo aver fatto, acquisito le prime conoscenze, in cui dici adesso inizio a dare i numeri, cioè dare i numeri inizio a pensare a mia zia mia mamma, mio fratello, i miei amici che tipi sono e canni continuamente e le persone iniziano ad odiarti perché stai iniziando a etichettare gli altri. Questo è un rischio che bisogna contenere quanto più possibile proprio perché si va in una profondità micidiale. Ma proprio per darvi un assaggio di questo, di questo strumento volevo fare un piccolo gioco. Cioè, visto che chi ci segue magari ha sotto carta e penna potrebbe anche scriverci proprio nove parole chiave per ognuna delle nove tipologie. Perché eh, ci sono diversi livelli per eh, riconoscere quale... Per, per, che l'enneagramma va a studiare. Beh, uno dei livelli più in superficie, quelli che ci aiutano maggiormente a riconoscere quale può essere la nostra tipologia caratteriale, è rispondere alla domanda che cosa evito. E quindi ci sono cose che tutti quanti evitiamo, ma ce ne sono alcune che sono cardine, sono principali. Allora provo a dire ad esempio che cosa evita il tipo 1, questi 9 tipi sono numerati, giusto per non dover dare nessun tipo di preconcetto a riguardo. E il tipo 1 evita su tutto ira e umiliazione. Il tipo 2 evita il bisogno e non è in contatto con i propri bisogni. Il tipo 3 evita l'insuccesso. Il tipo 4 evita l'ordinarietà. Il tipo 5 evita il vuoto, evita il ricatto, evita l'invasione di spazi. Il 6 evita la trasgressione, il non essere adeguato rispetto a un contesto. Tipo 7 evita il dolore, evita la limitazione. Il tipo 8 evita la debolezza. E il tipo 9 evita il conflitto. Ecco, per ognuno magari di coloro che ci sta ascoltando, qualche parola ha risuonato di più, qualcun'altra ha risuonato di meno, ma già questa è una prima porta verso... La comprensione dell'enneagramma e di qual è la sua portata. Il che cosa è, evito di ogni tipologia caratteriale in genere viene coperto, viene nascosto, viene reso socialmente accettabile da quella che, la, che chiamiamo autoimmagine, e quindi l'autoimmagine del tipo 1 è quella della persona precisa, perfezionista che è sempre in guerra con se stessa verso i suoi alti ideali, quindi per questo che evita l'ira, perché quando uno ha delle esplosioni di ira è come se andasse in automatico in, in contrasto con se stesso, che è come se andasse in errore in qualche modo rispetto agli ideali che invece un 1 ha. La tipologia 2 beh, eh, ha come autoimmagine quella della persona utile, indispensabile nella vita di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 persone. E Proprio in aiuto di questo non sente i propri bisogni. È chiaro che ciò che uno evita poi diventa anche la sua trappola, perché l'ennegramma è uno strumento evolutivo. Un tipo 3 che evita l'insuccesso come immagine dà quella della persona efficiente che cade sempre in piedi, che insomma non esce mai sconfitta. La tipologia 4 invece che evita l'ordinarietà come immagine da beh, quella della persona unica ed incompresa. La tipologia 5, invece, che evita il vuoto e il ricatto, come autoimmagine, ha quella della persona informata, preparata. La tipologia 6, invece, come autoimmagine, ha quella della persona affidabile, la persona leale, che mantiene la parola, che è un membro mh, sicuro e garantito di un gruppo. Tipologia 7, che evita il dolore, beh, è quella personalità che è più si considera creativa, brillante entusiasta, talvolta forse un po' superficiale, poi andremo a vedere che ci sono dei lati ombra per ogni personalità. Il tipo 8 che evita la debolezza, beh, non può che essere la persona forte che non può assolutamente cedere di un millimetro e che sa dove vuole andare. La tipologia 9 che evita il conflitto, quale ruolo socialmente accettabile assumerà, quello della persona buona che dove la mette sta e che è diplomatica. Bene, questi sono veramente delle, dei primissimi input nella superficie di quelle che sono le nuove tipologie caratteriali, ma sono sicuro che chi ci ascolta avrà iniziato a dire beh, un po' questo, un po' quell'altro, ci sarebbe venuto in mente. Eh sì, perché comunque ogni, ogni spunto che dai iniziano a far riflettere, perché ovviamente anch'io ogni volta che eh, ti sento parlare, eh, anche nei video così, eh, Ovviamente sto lì e dico, aspetta, sta parlando di me, sta parlando... Cioè, è bello perché ti scopri, quindi no, anche chi magari dice, no, ma io sto solo ascoltando e basta. In realtà gli si, accendono qualche, gli si accende qualche lampadina così e poi magari consciamente o inconsciamente ci, eh, ci va a, a riflettere. Eh, tu dicevi poco fa, Luca, che mm, ci sono dei lati ombra, dei lati luce. Come ovviamente insomma noi viviamo in questo paradigma duale, quindi la parte di luce e ombra esiste un po' dappertutto. Ovviamente, poi noi dobbiamo essere in grado, correggimi se sbaglio, di una volta comprese di utilizzarli nella maniera corretta, nel caso insomma, dovessero essere eh, utilizzati. Quindi, riusciamo a dire qualcosina anche su questo? Certo. Beh, secondo me il. Contesto migliore nel quale si inserisce l'enneagramma delle personalità è quello dell'autoosservazione. Chi è familiare con il lavoro su di sé sa che questo è lo strumento base del lavoro su di sé. Spesso e volentieri, però, che cosa succede? Che mi dicono di osservarmi, ma non so esattamente che cosa osservare. E poi quando osservo le cose ho osservato una cosa X e non so darle un nome. L'enneagramma, invece, in questo è eccezionale perché ci sa aiutare. Per la nostra tipologia caratteriale sono descritte veramente tantissime cose. Io ho soltanto citato per adesso l'autoimmagine la, e ciò che si evita, che l'autoimmagine, se vogliamo, ha un aspetto luce e ciò che si evita è un aspetto ombra. Ma anche qui bisogna capire di che cosa si tratta. Di fatto, eh, l'enagramma serve per riconoscere quelli che sono i condizionamenti che abbiamo ricevuto, quali sono. I ruoli che noi ci siamo andati a ritagliare, nei quali ci siamo ritrovati, diciamo, confortevoli, e alla luce di questi, ecco che abbiamo ridotto il nostro spettro di azione e quindi la nostra percezione della vita è limitata. Quando invece impariamo che ci sono altre persone che vedono le cose in maniera completamente diversa da noi, questa è, ad esempio, una, una grande ricchezza. E diciamo che l'enneagramma distingue come questo in comune, anche con la quarta via di Gurdjieff, una dimensione legata alla personalità, una dimensione legata all'essenza. I nove tipi, per quanto talvolta anche carini, rappresentano nove diversi modelli di pilota automatico. Quindi, qual è il cruccio qui? Cioè, devo cambiare il mio pilota automatico? Che in, in che cosa consiste il lavoro su di sé, sull'inneagramma? Beh, innanzitutto sul riconoscere che questo pilota automatico c'è e coglierlo in fragrante. Cioè, proprio nel momento stesso in cui si sta manifestando e dire, cavolo, questa cosa l'ho detta perché si è mosso dentro di me qualcosa di riconducibile alla mia tipologia, giusto, o sbagliato, non mi importa, intanto lo osservo. E questa stessa cosa ripeterla migliaia di volte, mesi, anni. E poi a quel punto si arriva a un certo tipo di cambiamento, perché spesso eh, si inizia a lavorare su di sé perché si hanno degli obiettivi, eh, degli, dei sogni. Ma poi la domanda da farsi è ma chi l'ha sognata sta cosa? L'ha sognata la mia natura essenziale oppure ho preso in prestito dai condizionamenti che ho ricevuto e ho buttato in avanti e sto inseguendo qualche cosa che non mi rappresenta. Questa è una domanda che dovremmo farci tutti ogni tanto. Cioè sto inseguendo sogni miei o sto inseguendo i sogni degli altri? Beh, l'enegramma in questo ci aiuta. Ci aiuta perché eh, molto di ciò che facciamo è, è meccanico. C'è una strada che si può seguire per ogni tipologia, quindi ogni tipologia ha veramente il suo percorso evolutivo e viene rappresentato diciamo, da due capisaldi: uno è la passione dominante, cioè il peccato capitale di riferimento, verso quella che invece è la virtù di riferimento per ogni tipologia caratteriale. Siamo abituati a pensare ai sette peccati capitali, ma in realtà nell'Enegramma ne contempliamo nove. Adesso non è il contesto in cui andiamo a discutere perché sette, non nove, ci sono state delle, de, delle decisioni a tavolino nella storia, decisioni anche politiche a riguardo, però teniamone buone nove. E quindi ognuno ha come promemoria, per la propria vita, una volta che ha riconosciuto la propria tipologia caratteriale, un attento molto probabilmente nell'arco di questa vita tenderai ad inciampare proprio su quel peccato capitale lì, su quella passione lì. E la tua direzione, diciamo la tua bussola, la tua ispirazione quando devi prendere una decisione, sei indeciso, quando non sai come risolvere una questione, quando sei in un momento di stallo, ecco che arriva dal guardare verso quella che è la tua virtù. Quindi è facile pensare da questo punto di vista che abbiamo, come ho citato nella prima parte, una dimensione psicologica, Molto strutturata, molto articolata, e poi c'è anche una dimensione spirituale estremamente ricca. Queste due cose devono andare necessariamente di pari passo, sia quella psicologica che spirituale, altrimenti creiamo persone pericolose quando si fa solo una delle due cose. Sono assolutamente d'accordo, Luca, su quello che dici. Allora, tu hai toccato, hai nominato una parola per me chiave che è passioni. Allora, eh, in tutti i corsi motivazionali si dice seguite le vostre passioni. Io quando ho letto il tuo libro, perché è lì che mi si è accesa in realtà la lampadina che la passione invece è il peccato, il vizio, ok? Questo è... e ho detto "Ma allora, quando noi seguiamo le nostre passioni, in realtà Forse non stiamo seguendo i nostri obiettivi, stiamo seguendo degli impulsi primordiali. Oppure, quello che tu dicevi prima, una credenza che un sogno di qualcun altro sia invece il nostro. E a me ha fatto molto riflettere questa, questa cosa, anche perché ovviamente quando io ho letto il tuo libro, eh, eh, Facevo già corsi, cioè ero già formatrice. Quindi anch'io spesso e volentieri dicevo: seguite le vostre passioni. Quando in realtà non dobbiamo seguire le nostre passioni, ma dobbiamo seguire i nostri talenti, le nostre virtù. Correggimi se sbaglio. Beh, Sì, è chiaro che qui c'è prima un, un discorso etimologico da fare, eh, passione, qui viene intesa nell'enagramma come nella sezione di passione di Cristo: cioè di patimento di un patimento da un punto di vista emozionale. Generalmente, generalmente nella nostra vita noi soffriamo per le stesse ragioni, ma che cambiano aspetto continuamente. C'è chi si impunta sempre su, che ne so, questioni legate a relazioni, c'è chi si impunta sempre a questioni legate ai soldi, chi è legato al lavoro, chi è legato al consenso, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non è altro che un segnale che là sotto c'è una qualità, un nostro callo dolente, sul quale noi possiamo andare a gettare la luce, ma finché qualcuno non ci dice guarda, potresti anche vederlo da una prospettiva diversa, beh, eh, uno pensa di essere sempre nel giusto. Sono d'accordo su questo discorso che dici tu: i nostri talenti molto probabilmente hanno a che vedere con la nostra natura essenziale, mentre le nostre passioni eh, potrebbero essere in realtà fonte di identificazione. Non sappiamo quanto noi siamo assorbiti, quanto eh, di fatto questo ci sta. Questa cosa verso la quale stiamo anelando in realtà ci sta, ci sta sciupando. Questa è una cosa estremamente soggettiva. Però, ecco, nella sezione dell'enagramma, passioni eh, significa una condizione del nostro centro emozionale che non è adeguata. E qui c'è una doverosa specifica. Nell'enagramma vengono individuate tre tipi di intelligenze: quella mentale, quella emozionale e quella viscerale o dell'azione. Tre tipologie sono. Quelle che utilizzano principalmente il centro dell'azione e quindi rispondono alla domanda oppure hanno il cruccio continuo del che cosa faccio. Poi ci sono le personalità emozionali, che il cui cruccio è piacerò o non piacerò, con chi lo faccio, con chi sto. E poi ci sono le personalità mentali, eh, le quali hanno il grande punto interrogativo del come si fanno le cose, come si incastrano le cose. Tra di loro. E questo significa che ognuno di noi ha uno di questi tre centri molto più sviluppato degli altri, anche se sviluppato non è la parola giusta. Più che altro si dovrebbe dire usa più che altro quel centro lì, ma non è detto che sia ugualmente sviluppato, anzi, talvolta è su di giri al tal punto che non è neanche particolarmente efficiente. E uno degli scopi dell'ennegramma è quello di dire cavolo, ma pensa a te, io vivo sempre nel fare, ah, pensa te, io vivo sempre nel sentire, ah, io penso a te, vivo sempre nella mia testa. Scopo, invece, è quello di equilibrare queste tre realtà. Perché c'è un, una piccola promessa fatta fra parentesi, ed è riconducibile anche agli insegnamenti di Gurdjieff, che quando noi creiamo una eh, sinergia, un equilibrio fra questi tre centri, abbiamo poi accesso a quelli che vengono chiamati centri superiori. I centri superiori sono qualcosa che ci collega con una dimensione superiore e questi centri superiori: Siano perfettamente funzionanti, anche quelli inferiori non funzionando non riescono a ricepire i messaggi che ci stanno mandando. Questo l'ho verificato veramente tante volte ne posso ne posso portare testimonianza. Quindi, eh, quando parliamo di passioni, per chiudere la risposta alla tua domanda, dobbiamo immaginare la carrozza di Gurgef, immagine veramente ormai celebre, per cui il nostro centro intellettivo è rappresentato dal cocchiere, nella nostra carrozza rappresenta invece il centro dell'azione o viscere il corpo, mentre il nostro centro emozionale rappresenta il cavallo. Eh beh, e talvolta ci sono delle cose che ci piacciono così tanto, che ci appassionano così tanto, che catturano così tanto il nostro cavallo che ci dimentichiamo poi che le altre due componenti hanno un ruolo anche loro. E che soprattutto eh, non sappiamo chi c'è sulla carrozza a comandarli questi tre. E questa è la grande domanda. E quelli sono i nostri condizionamenti. Chi c'è? C'è un padrone? C'è il nostro... Io con la I maiuscola c'è il nostro sé oppure sulla carrozza ci sono tutta una serie di persone che ci giudicano, tutta una serie di aspettative, tutta una serie di convenzioni sociali di cui non sappiamo nulla? Bella domanda <ride> a cui ognuno può dare risposta solo per se stesso. Quindi possiamo dire, Luca, che il riequilibrio di questi... Tre centri in realtà può essere quello che Gurgef, appunto tornando a lui, definiva centro di gravità permanente. È un elemento per arrivare a questo centro di gravità permanente. Ci sono diversi step da questo punto di vista e eh, devo dire che gli ultimi due anni di attualità ci hanno dato una grande fotografia. Di che cosa è accaduto, è sufficiente osservare che tutte le persone che sono appassionate di spiritualità, nel 95% dei casi, sono state assorbite da una polarità, delle due uniche polarità che in questo momento di attualità sono, sono presenti. Dopodiché cambiano ogni tanto le forme. E quindi sarebbe, si tratta del pro o contro. Bene, tutti quelli che hanno preso la via del contro, molti di quelli che hanno preso la via del contro, ecco, stanno in questo momento cercando di sviluppare. Un centro di gravità permanente. Hanno imparato a dire di no a qualche cosa che invece era un sostituto del loro proprio centro di gravità. Ma ancora non hanno, non hanno costituito quello che è il terzo polo tra queste due polarità, che è il proprio centro di gravità permanente. Ancora in tanti siamo troppo affascinati da quello che è contro. E quello che è contro semplicemente è la polarità opposta di quello che è pro. E noi non abbiamo libertà da questo contro. Né da questo pro, proprio perché da un punto di vista emozionale noi siamo ancora imbrigliati, siamo ancora profondamente legati. Però ci sono delle possibilità di arrivare a questo terzo polo, basta conoscere la, la legge del 3, e nell'ennegramma è nell rappresentata da, dal triangolo, e quindi questo è uno strumento meraviglioso. La legge del 3 ci dice che ogni evento prevede la presenza di tre forze, due manifeste ben visibili, e la terza invece no, non è così facilmente individuabile. Occorre un atto di intenzionalità, occorre un po' di consapevolezza per riconoscerla. E quando ti siedi nella posizione del più o del meno, quindi in uno dei due poli, vedrai sempre la forza terza, quando la vedrai, senza consapevolezza, come un surrogato della polarità opposta. Mi piace molto come hai spiegato la situazione attuale, Luca. Perché è, secondo me hai toccato dei punti veramente chiave. Io a questo punto ne approfitto già di invitarti per una successiva puntata dove parleremo della legge del 3 e del 7, che a me affascinano tantissimo, sono, sono sempre stati dei punti chiave insomma, nella, nella mia vita, io credo che come hai già accennato tu, possono dare tantissime risposte, ovviamente, a livello di consapevolezza, un po' a tutti quanti. Però oggi <ride> parliamo dell'enneagramma e torniamo qua, anche se sono già tentata di andare verso quella direzione. <ride> Rimaniamo centrati. No esatto, allora prima di farti altre domande io vorrei chiedere ovviamente a Marco se vuole intervenire, se ha qualcosa da chiederti da considerare perché sennò no, ovviamente io monopolizzo poi. <ride> ma ci mancherebbe, è una bellissima monopolizzazione quindi è un bellissimo monopolio perché sto seguendo con molto interesse ma io mi sono posto una domanda, seguendo le ultime riflessioni che avete fatto, se eh, la prima è sul discorso delle passioni e eh, se possono essere confuse a volte o possono corrispondere con quelle che invece chiamiamo pulsioni. Eh, e quindi forse se questo è equivoco poi può portare a qualche inconveniente o se invece c'è una corrispondenza. No, è molto interessante ciò che dici, anzi, sei già arrivato al livello B dell'Enneagramma. Perché no. di fatto l'Enneagramma <ride> individua nove tipologie caratteriali. Ma in realtà, negli ultimissimi studi, soprattutto di Claudio Naranjo, emerge che queste tipologie sono 27. Oddio, 27 iniziano a sembrare un po' tante. In realtà, significa che ognuna delle nove tipologie ha tre cosiddetti sottotipi. Quindi rimangono nove, ma ognuno di questi tre ha delle sfaccettature diverse. Ed è, ed è proprio alla luce delle pulsioni di base prevalenti che vengono determinati questi sottotipi. E queste pulsioni sono legate a quelli che sono i nostri tre istinti, quello di autoconservazione, quello di sessuale, eh, sessuale o di riproduzione e quello sociale. Quindi di fatto sì, esiste anche questo elemento qui. Per cui non parliamo soltanto di tipologia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ma per ognuna delle nove tipo 1, parliamo del tipo 1 sociale, conservativo, sessuale, idem per tutte le altre otto. E questo eh, elemento delle pulsioni, diciamo così, di natura proprio animali, eh, ecco, hanno un ruolo veramente importante, perché rappresentano quella che è una delle nostre, da un punto di vista psicologico, preoccupazioni principali. Quindi ognuno di noi si può fare questa domanda, sono più preoccupato per il mio benessere, per ciò che concerne la mia sfera più intima, personale. Sono più invece preoccupato dalla relazione one-to-one, -one, cioè dall'intensità di quelle che sono magari poche relazioni. Oppure sono più interessato a quello che è un ambiente più esteso, quello che sono i gruppi. Ecco, è chiaro che dopo tutto questo assume delle sfumature diverse a seconda di quali sono le tipologie, perché già ci sono tipologie più contenute, ci cioè sono tempologie più espansive e quindi quando vai a mettere questo, tutto questo nel mix, ecco, la cosa si, si complica e avremo bisogno di un weekend. E infatti questo poi penso risponda già alla seconda domanda che mi era frullata nella testa, ovvero sentendo appunto le varie categorie, tipologie, eh, sono molto nette, quindi ci si può riconoscere naturalmente in, in una di queste in maniera anche abbastanza rapida ma potrebbe succedere appunto di, che ne so, un aggressivo fissato per l'ordine, un, cioè, eh, di, di una sorta di mix, penso a questo punto si vadano a declinare in queste sorte di eh, specie, diciamo. È, è una e basta, la tipologia è una e basta. Poi i sottotipi, spesso quando non vengono raccontati, le persone girano sull'ennegramma per anni, è una cosa normalissima, eh? anche persone che conosco da vicino. Ci hanno messo degli anni per sedersi sulla propria tipologia e io comunque non riuscivo a riconoscergliela perché spesso succede che più sono vicine le persone, più fatica facciamo a capire come sono dal punto di vista caratteriale. Quindi a chi ci ascolta da casa faccio l'invito. Sì, perché prima, abbiamo un filtro preesistente. Sì. Esatto. E quindi sì, ci, ci può volere del tempo e poi soprattutto oh, non siamo fatti con lo stampino. Però, se vogliamo rendere utile questo strumento, possiamo prenderlo un po' come gioco e dire: vabbè, sì, potrebbe essere che la mia passione dominante sia l'invidia, potrebbe essere che la mia passione dominante sia l'acidia, e che declinazione ha nella mia vita? Perché questa passione dominante è quella che fa sì che noi prendiamo le decisioni drastiche, fondamentali, basilari della nostra vita alla luce di quell'energia lì, di quel substrato energetico basso finché non gli portiamo l'attenzione, quindi un metodo corretto potrebbe essere quello di fare un'analisi vera ovviamente non, <ride> non <ride> piacevole ma vera a prescindere di quelle che sono stati di quelli che sono stati vivi o le, le vere svolte decisioni importanti della nostra vita per poi capire che magari abbiamo pensato di vivere una vita su uno di questi tipi, ma andando ad analizzare quei bivi, possiamo scoprire che forse, forse sì. si è manifestato qualcos'altro in quelle occasioni. Sì, è, è possibile. Ah, poi quando le persone approcciano l'ennegramma, l'ideale sarebbe che non avessero fatto nessun lavoro su di sé. Dopo un po' che un po' di lavoro lo fai, poi è anche più difficile riconoscere la propria tipologia perché viene un po' sgrezzata, i punti, diciamo così, più critici sono stati un po' già osservati. Quindi, l'ideale sarebbe pensare come ero a vent'anni quando non ne sapevo niente di lavoro su di me quando ero completamente così spontaneo passatemi il termine ecco che quello già è un buon, un buon indicatore e prima di vent'anni se non ho ancora vent'anni se non hai ancora vent'anni non è detto che ti serva già l'ennegramma prima lascia che la tua personalità si strutturi e poi c'è tempo per destrutturarla perché è materiale buono quella della destrutturazione della personalità ci serve non abbiamo Ma... niente su cui poggiare un piede altrimenti per alzarci. Ma quindi eh, Luca tu parli di vent'anni, quindi il discorso dei 21 anni che si faceva una volta per diventare adulti ha a che fare anche con questo discorso della strutturazione della personalità secondo te o era casuale questo, questo Beh, aspetto? Non lo so, no, no, là non, non è... c'ero quando si è decisa quella cosa, non c'ero. <ride> Però ti posso dire che per certi bambini è già evidente proprio dall'infanzia la tipologia. Per altri ci vuole più tempo. È ancora un mistero, cioè per qualcuno pare che la tipologia caratteriale si formi già nella pancia, per qualcun altro dopo. C'è grande ambito di discussione, però questo nel mio gergo è sbriciolare le briciole, cioè, non mi interessa. Certo. <ride> Quindi, cioè, magari con delle persone che hanno delle domande e vogliono trovare delle risposte. E e mi, gamma... mi sorge certo. la domanda del, del secolo, Luca e dipende tutto da qualcosa che è dentro di noi, o comunque, in questo percorso, diciamo dei primi vent'anni-21 anni di vita, possono accadere delle cose. O possiamo entrare in contatto con delle persone che possono radicalmente mutare quello che poteva essere. Un tipo di partenza, uno parte in una maniera, ma poi è inserito in un contesto sociale di vita o di altre persone, o ha degli accadimenti tali per cui questa cosa viene totalmente sconvolta e rivoluzionata. Mi viene da dire che è possibile, ma mi viene anche da dire facciamo finta che non sia possibile, perché se iniziamo a darci questi scamotage. Quando iniziamo a leggere queste tipologie o andiamo ai corsi, iniziamo a dire «Ah, ma fino a 15 anni ero così, ma prima ero cosà». Dopo diventa veramente un, un, un macello. No, in realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, la tipologia si vede già fin dall'infanzia, con gli occhi però dell'adulto. Poi non sappiamo se di fatto nell'infanzia si siano vissute proprio quelle cose che hanno determinato la nascita di quella tipologia lì. Però... Quando sei adulto, hai quel certo tipo di lenti che faranno sì che tu darai principale attenzione a questa, questa e quest'altra cosa, e vedrai che molto probabilmente hanno a che vedere con la tua tipologia caratteriale. Che cosa sia successo veramente nell'infanzia? Non lo sappiamo. Perché ci manca proprio lo strumento fondamentale durante l'infanzia, perché è ancora in via di formazione, per poter fare questo genere di discorso, che è la personalità. Quando siamo bambini siamo pure senza, dopodiché, incontriamo tutta una serie di cose che vanno a sostituirsi alla nostra essenza, quindi le nostre reazioni non sono più spontanee. Quando il bambino impara a dire ciao, grazie, buongiorno, ciao e non lo vuole dire davvero, stai facendo un atto educativo, certamente, ma la sua risposta primaria e essenziale in quel momento si sta sospendendo. Giusto o sbagliato? Semplicemente funziona così. Quando poi iniziamo a fare lavoro su di noi, ecco che possiamo di nuovo posizionarci nel terzo polo. Cioè vedo che cosa c'è della mia personalità, vedo se è rimasto ancora qualcosa della mia essenza e mi pongo qua sopra a osservare dall'alto ciò che è propriamente mio, quindi essenza, e ciò che invece mio non è. Personalità, qualcosa che ho preso dall'esterno. È un lavoro affascinante, infinito. Non abbiamo mai finito di conoscerci in realtà, anche perché, come dicevi tu, ovviamente poi basta qualcosa per farci, per farci cambiare. Poi più uno uh, lavora su di sé e, e più fa fatica anche poi a posizionarsi, perché uh, oddio, adesso da che parte sono? Prima ero così, adesso sono così. E quindi è... Io lo trovo particolarmente interessante, particolarmente affascinante, comunque, eh, tutto questo. Luca, dove si può arrivare quindi grazie all'enneagramma? Oh, che bella domanda! <ride> eh, dipende dai propri scopi. Cioè, se hai uno scopo chiaro, l'enneagramma molto probabilmente ti può essere d'aiuto. Se questo scopo ha a che vedere con la consapevolezza, con l'evoluzione della coscienza, con lo sviluppo della tua natura essenziale, allora assolutamente sì. L'ennegramma ti torna utile. Da un lato, soprattutto perché eh, ti ricorda quello che tu non sei. E quanto spesso nella tua giornata tu non ci sei. Eh, qui vengono a supporto tantissimo gli insegnamenti di Gurdjieff sul fatto che noi, insomma, ci piacerebbe tanto pensare di avere mille possibilità, mille libertà, ma poi quando ci diamo l'esercizio di passare sotto la porta, sempre col piede sinistro, nella della giornata ce ne ricorderemo forse mezza volta. Ecco. Quindi, mezza volta allora... quando ci va bene, Luca! <ride> eh, esatto, dopo una settimana ci si rivede, diciamo, oh, ma l'esercizio com'è andato? Ma quale esercizio? Ecco, dobbiamo ricordarci che da un punto di vista essenziale la nostra natura parte da quel livello lì, da uno stato di, di sonno, della, della coscienza. E mentre noi non ci siamo, chi c'è? La personalità, le tipologie caratteriali. E quindi si tratta proprio di andare a studiare un nostro compagno di vita, che è sempre stato con noi, eh, che però si è preso un po' troppi spazi, si è preso chi è al posto nostro. Quindi, dove può portare l'enagramma? La risposta è andare ad essere più padroni di se stessi. Non sono ancora pienamente padrone di me stesso, non lo direi mai. Ma diciamo che sono meno schiavo di prima, quindi questo lo posso testimoniare. È una domanda che una persona a me carissima avrebbe chiamato Brevi Cenni sull'universo, diciamo, <ride> sì, <ride> potrebbe esatto. arrivare <ride> ovunque. Sì, sì. sì. Beh, è... è interessante, comunque, anche questo aspetto che tu hai appena, hai appena messo in luce, cioè. Non so in realtà dove sono esattamente in questo momento, cioè nella, nella scala evolutiva, però so cosa mi sono lasciato alle spalle. E questo, anche essere consapevoli di ciò che ti sei lasciato alle spalle, secondo me è un grandissimo passo, passo avanti. Quindi l'essere meno schiavi significa che, vedi, mi sono allontanato molto di più dalla dalla prigione diciamo così quindi sono sulla via della liberazione eh, la cosa è, è molto è così, è... È così. noi abbiamo tre magnifici sensori sono i nostri tre centri come funziona il mio centro intellettivo come funziona il mio centro emozionale come è messo il mio corpo e ogni giorno noi possiamo fare delle foto per capire com'è e cioè, soprattutto da un punto di vista emozionale, quando Icazzo strutturò l'enagramma, disse che l'elemento più importante è quello del centro emozionale, cioè della passione. Cioè, qual è la qualità dei nostri sentimenti? Qual è la qualità del nostro sentire oggi? E qui faccio l'ultima parentesi, prometto, su questo problema dell'attualità, quanti in questi due anni si sono fatti friggere il proprio centro emozionale? E sono tornati indietro proprio perché non c'è stato un sufficiente desiderio di salvaguardare la propria condizione emozionale che invece è fondamentale questo lavoro serve principalmente a questo a, a vivere da un punto di vista emozionale a un livello superiore dopodiché tutto il resto gli va dietro Luca, hai toccato un tasto adesso, questo sull'attualità, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche stamattina al telefono con Marco. Proprio è un aspetto che. Negli ultimi giorni abbiamo preso in considerazione molto, ci abbiamo riflettuto. In realtà sono due anni che ci riflettiamo, però negli ultimi giorni ci ha colpito particolarmente per tutta una serie anche di eventi poi che sono, che sono successi a livello ovviamente eh, globale. Quindi sì, concordo ovviamente con te. È un aspetto che mi viene da Pensare su questo discorso che il centro emozionale, comunque, è ciò da cui parte tutto. Beh, è interessante perché sotto altri aspetti, beh, è il centro emozionale, che è il centro cardiaco, ovviamente, e è quello che eh, da cui parte il nostro campo magnetico e il campo magnetico quando è Uh, compatto quando è integro ovviamente ci permette di essere equilibrati emotivamente e quindi anche riuscire poi a mettere in connessione eh, il centro elettrico del cervello, il centro gravitazionale, diciamo dell'intestino, dell comunque dell'azione come. Come hai detto tu, ed è interessante appunto, ecco perché parte dall'emozione tutto questo, dalla passione, dall'emozione. Poi insomma, possiamo utilizzare i termini a seconda magari del contesto in cui, in cui siamo. Condividi questa cosa, Luca? Sì, è uno scopo più che una partenza. In genere, la partenza è un innamoramento, esatto, da un punto di vista emozionale, poi ehm, sono gli altri due. Che devono lavorare testa e corpo perché sono gli unici sui quali di fatto abbiamo un minimo di intenzionalità. Sui miei pensieri, un minimo di intenzionalità riesco a mettercela, sui miei movimenti, un minimo di intenzionalità riesco a mettercela, ma sui sentimenti è difficile, è difficile riuscire a decidere quali sono i sentimenti che voglio provare. Quindi, veramente, il lavoro su di sé eh, consiste proprio nel riuscire a creare delle condizioni tali. Per cui determinate sfere emozionali, passatemi questo termine, possano essere approcciate. E per arrivare a questo, beh, bisogna farne esperienza, perché finché noi siamo giù nella nostra fossa, non lo sappiamo neanche quali sono le potenzialità, qual è il livello a cui il nostro centro emozionale può vivere. Noi vediamo delle persone per strada, pensiamo che siano tutti uguali, ma dentro uno la tempesta, l'altro c'è un paradiso. È chiaro che poi queste cose oscillano. Dall'oggi al domani, ma quello che noi chiamiamo centro di gravità qual è? Quando è che diciamo dentro di noi, ah adesso riconosco di fatto di essere tornato in me. Quando, quando è che diciamo sono tornato in me? E, rispondendo a questa domanda, possiamo cogliere un po' dove sta andando la nostra vita, dove è il perno, qual è l'ago della bilancia della nostra vita. Ah, ecco, sono tornato in me quando sono. Triste, un po' disperato, oppure sono tornati in me quando sono carico, quando sono felice, oppure tutte queste sono, riesco a dire che tutte queste sono parte di me e riesco a cogliere che fanno parte del divenire. Avevo chiuso il microfono, scusa. Ah. No, eh, sono considerazioni sempre molto, molto affascinanti e molto interessanti. Allora, Luca, ci stiamo avviando verso la conclusione. Io ti chiedo due cose. Uno, se ci puoi, ovviamente, brevemente parlare anche degli altri libri e eh, eventualmente dove le persone ti possono trovare se vogliono contattarti. Sì. Beh, il secondo libro, da un punto di vista temporale, si chiama L'allineamento, incontri ed esperienze di confine. Di fatto è un resoconto degli incontri che ho avuto con i miei maestri e quindi ha una forma autobiografica di dialoghi. Naturalmente ho scelto quelli che potrebbero essere utili anche al lettore, che non siano esclusivamente rivolti a me. Mentre il terzo si chiama Enneagramma Una porta sull'essere ed è il chiamiamolo così, il secondo livello dell'enneagramma i nuovi abitanti di, della Terra. Il primo, di fatto, è, um, enneagramma una, i nuovi abitanti della Terra è un manuale base per conoscere meglio l'enneagramma e quindi anche da andare a sfogliare nel tempo. All'interno ci sono due test, è eh, molto curioso, ci sono anche delle storie divertenti per alleggerire il tutto, ci sono eh, come sono i tipi nelle relazioni, ci sono i punti di crescita, come andare a lavorare sulla propria tipologia caratteriale, oltre che com'è la descrizione della tipologia per capirla meglio, c'è anche come sono i vari tipi fra di loro in un contesto magari di gruppo. Dopodiché, invece nel secondo libro, sempre sull'enagramma, enagramma una porta sull'essere, beh, ho cercato di fare un po' di cerniera tra quelli che sono gli insegnamenti di Gurdjieff e l'enagramma delle personalità, perché insieme veramente danno danno il massimo e quindi diventa più un libro di pratica di lavoro su di sé. Quindi ci sono diversi, ho individuato diversi livelli eh, di sviluppo nel quale ognuno può riconoscersi e quindi di conseguenza vedere quali sono magari le cose più importanti per lui in quel momento alla luce delle tipologie caratteriali. Eh, per avere maggiori informazioni su di me basta andare sul mio sito che è lucagiorgetti.com. Okay. E poi tu oh. hai anche un canale YouTube. Brava, stavo per dirlo: c'è un canale YouTube dove con una certa regolarità carico dei video, soprattutto legati all'Enneagramma, un po' per mantenere viva l'attenzione, un po' perché mi piace questa, questa forma di divulgazione. Ecco, quindi noi diciamo anche a tutti i nostri ascoltatori che poi in descrizione del video troveranno poi tutte, tutte le indicazioni. E volevo anche. A dire che il, il secondo libro che hai scritto, quello autobiografico, io l'ho trovato particolarmente interessante, bello perché eh, solitamente, quando si parla di se stessi, si riesce a trasmettere mh, veramente una parte emozionale si ri, e si riesce proprio a portare il lettore a vivere una parte, no, non tutto ovviamente perché è sempre individuale quello che si è vissuto, però si riesce a portare eh, il lettore all'interno di quel contesto e tu questo sei riuscito a farlo molto bene, devo, devo dire la verità, almeno insomma, per quanto mi riguarda mi, mi, mi ha colpito proprio anche il, la, il modo con cui hai narrato eh, questa, queste tue esperienze. Allora, siamo ormai addirittura d'arrivo, quindi io, come al solito, chiedo a Marco se ha un'ultima domanda da fare, un'ultima considerazione da fare. Anche altre 12, ma non so poi <ride> dove andiamo a finire. Perché, no, me aveva colpito soprattutto una parte dove si era citato un po' quelli che possono essere riassunti nei, nei cambiamenti che ognuno di noi fa nella nostra vita. Io, personalmente, le persone più. Interessanti e belle che ho conosciuto sono state proprio quelle che sono stati capaci durante tutta la vita di essere tutto il contrario di tutto, quindi hanno provato un po' qualsiasi cosa, sono un po' fuori da ogni tipo di schema. E quindi la domanda che sorge spontanea a questo punto provo a riassumerla in una domanda bipolare: eh, se è possibile fare una mutazione eh, a step della propria vita vera o se questo rende molto più difficile poi quel tipo di lavoro perché vuol dire inserire una serie di maschere una sull'altra che poi a ritroso fino a dover tornare bambini ora che uno le toglie tutte per capire veramente la famosa domanda ma io alla fine quindi chi sono visto che sono stato tutto il contrario di tutto ma alla fine chi sono davvero? O se questo invece, al contrario dell'apparenza, che come dicevo prima di solito distingue le persone più interessanti, mm. può essere veramente una spada di Damocle, cioè un'arma. Un Beh, è una bella domanda. Ti posso provo a rispondere per esperienza personale. Mm. Um, prima di conoscere questo sistema la mia vita era molto più sterile. Adesso so che sto vivendo la mia vita. Dopodiché ogni tanto inciampo sulla mia... Personalità, inciampo sulla passione dominante, inciampo sulle caratteristiche da tipologia caratteriale e quello mi serve per dire: Ah, cazzarola, guarda, sono... ho rischiato di inciampare di moli, ho rischiato di fare ancora quella cosa. Ah, lì ho fatto un errore. E vabbè, succede: errore, errare, ci sta anche. Però se sento che sto aggiungendo vita ai miei anni, allora la strada è quella giusta e non ci può essere nessun sistema di conoscenza, nessuno strumento che può venirti a mettere il bastone tra le ruote chiarissimo grazie a luca allora luca io ti chiedo un pensiero finale per salutare i nostri amici un pensiero finale beh proprio perché mi hai chiesto un pensiero eh, mi sento di dire questo um, prova a pensare come sarebbe Fare l'opposto di quello che pensi sia giusto e quanto in profondità riesci ad andare nel comprendere le ragioni di, tu, di ciò che tu consideri opposto? Beh, direi una bella considerazione finale che ci lascia riflettere moltissimo. Quindi grazie, grazie Luca. Grazie allora. a voi. <ride> allora. Io ringrazio ovviamente tutti i nostri amici che sono qua ad ascoltarci, anche coloro che ci ascolteranno poi successivamente. E come sempre, ovviamente, ringrazio i tre canali YouTube che collaborano per questa, per questa rubrica: quindi MRTV Italia, Border Nights e il canale Serena Pattaro. Quindi, grazie di cuore a, a tutti quanti. Quindi, Luca. Grazie davvero di essere stato con noi stasera e di averci dato tutti questi spunti di riflessione. Grazie, grazie. a Marco, grazie. grazie a Marco come sempre per essere qui con me. Il microfono. Hai ragione anche tu. <ride> grazie a te, Serena, e grazie a Luca. È stato, un piacere, è stato un piacere fare la sua conoscenza e grazie a tutti i nostri ascoltatori. Bene, allora, buona serata a tutti quanti e Marco, sigla.